Ok, Marco. Eccoci. Grazie. Ciao Marco, benvenuto. Grazie Come va? dell'invito. Grazie a te, Marco. Vedo che già ci sono cinque persone che stanno guardandoci. Sono le 17:59. Come va, Marco? Com'è il tempo lì in Toscana? Qui è discreto, discreto, insomma, adesso c'era anche un po' di sole, quindi discreto. Variabile, molto autunnale. Sì, Per molto fortuna, autunnale. Qui a Roma adesso sta piovendo. perché in genere viene da nord verso sud, quindi quello che ha fatto stamattina qui adesso è arrivato a voi. Condividiamo le nuvole in ritardo, ma... C'è qualcuno che ci sta salutando. Buonasera Marco, Rosanna Latronico. O Latronico, non lo so. Sì, Ciao sì. Rosanna. E tu li Io vedi i però messaggi, Marco? li Mi vedo i chiamo commenti. pure i messaggi. Ecco, ok, Ah, così li leggi. eccolo qui. Così li leggi anche tu. Ciao Rosanna. Bene, ciao. Allora, beh, iniziamo questa chiacchierata con Marco Scavellini, scrittore e fotografo, giusto Marco? Sì, anche Allora, lui mi diverso, magari, dai, come fotografo. preferisci il contrario? Prima fotografo e poi scrittore? Fotografo e poi uno scrittore. No, Beh, perché le io qualità invece ti sono ho importanti. conosciuto. Lo sai come ti ho conosciuto io? Ti ho conosciuto perché sono andato a cercare delle frasi sulla fotografia. Ah. E mi sono venute fuori molte tue frasi. Poi, tramite una conoscenza in comune, che è Enzo Trifolelli, mi ha detto che ti conosceva e quindi ho preso la palla al balzo, insomma, ci siamo incontrati. Bene, a proposito di frasi, andiamoci a guardare qualche frase tua. Eh? Sì, è capitato anche a me di una volta, ero capitato su frasicelebri.it Infatti, sì, andiamo proprio là. e sono rimasto sorpreso di trovare, ecco, frasi celebri, sa. Non lo sapevi quindi che tu stavi qua. Non lo sapevi che ti avevano messo queste No, frasi? perché assolutamente, questi sono lettori dei miei libri che condividono delle frasi, diciamo, no? Cioè, questo sito funziona così, cioè le persone leggono i libri e poi condividono delle frasi. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, tra l'altro. Però non lo sapevo, è stato proprio totalmente casuale, non ricordo neanche come ci sono arrivato, però ho visto questa cosa e è Beh, è stato una cosa molto. carina, a me farebbe molto piacere. Sì, assolutamente. Anche perché in genere chi condivide questo tipo di cose è perché, insomma, ha ritenuto valide le frasi stesse, diciamo, no? Poi sai, in genere vengono molto condivise su questi siti frasi tratte o da poesie o da romanzi, no? Da storie in generale, diciamo, o da saggi su, che ti devo dire, sulla vita, no? Queste cose così.
cioè, citazioni da saggi di fotografia o da libri di fotografia sono molto più rare, diciamo, no? Ci sono, ma molto più rare. E quindi mi ha fatto doppiamente piacere questa cosa. Certo. Allora, invitiamo innanzitutto tutti i partecipanti, se vogliono fargli delle domande o comunque vogliono intervenire durante questa nostra chiacchierata, lo possono fare tranquillamente, ci mandate il messaggio e noi lo mandiamo online. Allora, ritornando alle tue frasi, no? Allora, vabbè, parliamone un po'. L'arciere che si innamora del proprio arco non coglie il bersaglio. Sì, questo... è riferito alla fotografia. Come ti è venuto a me? Sì, perché, diciamo, questa frase in particolare è tratta dall'Infinito Privato, che è, diciamo, è stato il mio primo romanzo, tra virgolette, nel senso che un po' di anni fa, risale, sì, insomma, più di 10 anni fa, uh-huh. Avevo intenzione di trovare un sistema diverso per parlare di fotografia sempre. E allora ho scritto questo romanzo, che è, diciamo, in forma di diario, no? Come se fosse un fotografo, un giovane fotografo, che racconta la sua esperienza con un maestro, cioè che gli insegna la fotografia. E c'è tutta questa narrazione in cui lui, diciamo, va con questo fotografo attempato, diciamo, e scambiano delle cose e impara delle cose, fanno delle uscite, che è una cosa in parte tratta, diciamo, da esperienze personali e un'altra parte totalmente inventata. Una cosa carina è stato il fatto che molti che hanno letto questo libro ritengono che sia del tutto vero, no? Che sia il mio diario, diciamo. Invece no, è un parto della fantasia. E diciamo, questo docente, diciamo, questo maestro, nel senso che il protagonista, cioè chi racconta nel libro, chiama maestro questo fotografo. Come si chiama il libro? Scusa, questo come si chiama? L'Infinito Privato. L'Infinito Privato. Esatto. È stato il primo libro che hai scritto? Di fotografia, sì, possiamo dire sì. Che parla di fotografia è stato il primo. E diciamo che l'ho ricalcato anche un po' su me stesso, naturalmente, e c'è questa passione che ha questo maestro, diciamo, per la filosofia, diciamo, orientale, per queste cose qui. E questo, chiaramente, questa frase fa, diciamo, riferimento a quello che è un po', sai, da un lato il libro di Errichel, quello, lo Zen e il tiro con l'arco, no? Che è un classico, è un libricino degli anni 30 in cui appunto si narra di questo, diciamo, di questo tiratore d'arco tedesco che va in Giappone per imparare, no? a tirare, cioè per migliorare la sua capacità di tirare con l'arco, cioè, diciamo, c'è questo incontro tra due civiltà. Sì, ma nella fotografia come lo riporti? E quella orientale. Nella fotografia come lo riporti questa cosa? A me mi viene da pensare che probabilmente uno che si innamora troppo della propria immagine, dell'immagine che crea, magari non riesce a trasmettere quello che invece riuscirebbe se si staccasse da, diciamo, da che il tuo compiacimento. Oppure tu come lo interpreti? Io, diciamo, ho sempre, diciamo, una caratteristica della mia attività fotografica è sempre stata quella di cercare di portare, come dire, il baricentro su quello che uno ha da dire, no? Diciamo, sulla capacità di esprimere se stessi, diciamo, e un po' meno sulla tecnica. Per me la tecnica è importante, naturalmente, non voglio dire il contrario, e io stesso, insomma, sono sempre stato appassionato di fotocamere, eccetera, però noto che molti, come dire, basano tutto su questo aspetto qui, no? E se uno va sui forum, nelle cose di fotografia, si parla sempre, no, di prestazioni della fotocamera, dell'obiettivo, come se quello fosse, esaurisse. Beh, diciamo, soprattutto per un pubblico amatoriale, soprattutto. Sì, beh, io, chiaramente, il personaggio che narra nel libro è uno che inizia, no? E, mm-hmm. E quindi, chiaramente, il maestro gli dice,
se tu ti innamori del tuo arco, cioè dello strumento che ti permette di tirare la freccia, corri il rischio di perdere di vista il bersaglio, che è quello che tu vuoi raggiungere, no? Era questa un po' la frase, che poi diciamo, questo contenuto c'è anche nel libro di Erigel, in cui appunto quello, diciamo, il maestro giapponese gli dice che uno deve diventare tutt'uno col bersaglio, dimenticando lo strumento che serve a raggiungere appunto il centro. E quindi era questo un po' il senso della frase. Andiamo avanti, perché ce n'erano un po' che ti volevo chiedere. Vabbè, questa è abbastanza semplice, la fotografia è sempre la nostra proiezione, si può dire che ogni foto che scattirai sarà alla fine un autoritratto, se scatti mentendo, quello che la gente vedrà sarà una bugia. Vabbè. Certo, e questo è evidente il senso. Sì. Però ce n'era una in particolare che mi aveva colpito, adesso le faccio scorrere lentamente così magari qualcuno se vuole se le legge, insomma. Ecco, questo per esempio, essere gentili non è un gesto di buona educazione, è l'essenza stessa dell'arte. Significa avere la giusta predisposizione d'animo, aprirsi al rispetto del mondo circostante e essere pronti. Questa è una cosa che tu metti in atto quando scatti le fotografie, immagino. Certo, diciamo che questa è una frase finito privato attribuita, diciamo, al maestro, diciamo così, ma che io sento molto, molto mia, cioè nel senso che credo che la gentilezza, anche in questo caso, se vogliamo, è un po' mutuata dalla logica zen. Però c'è qualcuno che mi dice che non sento, non visualizzo. Perché? Mi dispiace. Cioè, tu mi senti bene, Marco? Io ti sento bene, sì. Tu mi senti? Ti sento benissimo. Non so che problema c'è. Io ti sento bene. Guardate i vostri dispositivi, perché noi stiamo online. Ci dispiace. Comunque, per altri che non ci scrivono niente, spero che non tutti ci abbiano questo di problema. Ci stanno una quindicina di persone online. Comunque, fateci sapere se qualcuno ci sente. Insomma, almeno quello. Diciamo che in questo caso la gentilezza, appunto, è questa predisposizione che uno ha rispetto a se stesso, al gesto che sta compiendo, che in questo caso specifico è fare una fotografia, e il soggetto, no? Quindi essere. La gentilezza, no? È chiaramente uno deve essere gentile nel senso essere educato, ma in questo caso è una gentilezza che è una predisposizione d'animo, significa non essere aggressivi, cioè io conosco molti fotografi, anche in questo caso diciamo, soprattutto diciamo, principianti, insomma, comunque che insomma, non, come dire, non professionisti o non diciamo oramai inseriti nella fotografia, che hanno un atteggiamento aggressivo rispetto al proprio soggetto, no? Adesso non perché prendono a schiaffi magari il soggetto, nel senso che però hanno questa cosa che devono catturarlo, no? Cioè una cosa anche un po' quasi da trofeo, no? Ecco, e questa predisposizione secondo me è sbagliata, nel senso che l'aggressività rispetto al soggetto, che sia chiaramente un soggetto sia umano, ma anche un paesaggio, uno still life, che ti devo dire, qualsiasi cosa, è secondo me un atteggiamento sbagliato, cioè che porta risultati. Ma come si fa secondo te a essere aggressivi con un paesaggio? È proprio il modo in cui... Raccontami una foto secondo te aggressiva di paesaggio. I colori saturi? Beh, quella poi è banale, no? È un'aggressività ex post, no? Successiva. Oggi con il digitale chiaramente puoi esagerare, questa è sicuramente un'imposizione, quindi ergo, diciamo, è chiaramente un fatto aggressivo. No, ma io dico proprio l'atteggiamento che uno ha, no? Cioè deve per forza tirar fuori dal soggetto una foto spettacolare. Oggi va molto spettacolarità, no? Quindi in qualche modo lo piega alle proprie esigenze, piuttosto che, come dire, porsi in osservazione, in ammirazione anche, per esempio, di questo paesaggio e poi ritrarlo in una maniera che si, come dire, si allinea alla natura stessa del paesaggio. Io sono principalmente, se non quasi esclusivamente, un fotografo di paesaggio. Faccio anche molta fotografia naturalistica, però quella che è la fotografia, come dire, che io amo, quella che io predico è quella di paesaggio. E oggi fatico a vedere online o, che ne so, anche nei concorsi, delle fotografie che rispettino questo paesaggio.
Sono tutte fotografie che magari nascono con l'intento di, non so, vincere un concorso o qualche cosa, ma le vedo molto finte, no? Cioè, in qualche modo non gli basta il paesaggio, non lo vogliono interpretare attraverso la propria sensibilità, ma imporre un modo di vedere il paesaggio a priori. E ci sono poi oggi, insomma, di tecniche ce ne sono tante, dall'abbondanza di fotografie minimaliste cosiddette, no? Con il filtro ND, questi tempi lunghissimi, che non c'è niente di male se questa tecnica o queste tecniche vengono utilizzate appunto in un accordo tra diciamo il fotografo e il suo soggetto, ma spesso sono prefabbricate, non so come dire, no? Cioè sono cose... E invece secondo te come si dovrebbe approcciare ad un paesaggio... perché poi non è che hai detto niente di che, hai parlato soltanto di magari di tempi lunghi o di un filtro rosso per scurire il cielo in bianco e nero. E invece, secondo te, come sarebbe un approccio delicato? No, ma diciamo, vediamo le tue foto. Ci possono andare bene se nascono, ripeto, da un'idea, da un accordo. Io, il termine che mi viene più facile è accordo, cioè... quando, che ne so, per dire il più grande, il più famoso tra i paesaggisti noti, diciamo, è Ansel Adams. Quando Ansel Adams... Che è quello che preferisci, tra l'altro, no? Quello che ami di più è sicuramente uno dei miei preferiti, insieme, ad esempio, anche a Michael Kenna. Michael Kenna è diciamo, stato, come dire, il primo, o almeno uno dei primi, a lanciare il minimalismo, tra virgolette, cioè i tempi di scatto molto lunghi, scattava sempre di sera, di notte, con poca luce, eccetera. Quindi, però, il discorso qual è? C'è una netta differenza tra l'approccio, per esempio, di un Michael Kenna rispetto al fotografo che cerca, magari con le efemeridi, no? Con tutti questi programmini, queste app che ti permettono di sapere tutte le posizioni del sole, delle ombre, eccetera. Insomma, pianificano tutto, arrivano là e utilizzano una tecnica. Poi il risultato magari è assolutamente perfetto dal punto di vista tecnico, e torniamo al discorso di innamorarsi dell'arco piuttosto, no, che del bersaglio. Però è molto fredda e sono foto molto, molto simili una all'altra. Non traspare la persona, diciamo, che l'ha scattata, diciamo. Traspare molto la sua competenza tecnica, traspare l'idea che quello che gli interessava è fare una foto tecnicamente perfetta, non una foto che esprimesse qualcosa di... Però possiamo dire che serve un'educazione a questo, no? Assolutamente. Una conoscenza, certo. Che non è detto che uno ce l'abbia per scontato. No, tu per esempio come pensi di averla acquisita questa conoscenza, questa sensibilità che ti porta a realizzare delle cose... che senti che siano tue e che comunque spero che sia inevitabile, e tra l'altro è anche uno, come dire, dei soggetti all'interno del libro L'infinito privato, cioè che ci sia per forza una, come dire, una curva di apprendimento, diciamo così, no? Cioè tutti i fotografi, tutti, e adesso mi sto proprio giusto guardando, leggendo, insomma studiando il libro di Ansel Adams con 400 fotografie in cui sono disposte cronologicamente, no? Allora, tutti i fotografi hanno uno sviluppo che si parte, tutti iniziano con la passione per la fotocamera, per l'oggetto e gli accessori, poi per l'utilizzo perfetto di tutti questi accessori. Sono passaggi che io trovo inevitabili, perché è umano, è così, è normale, no? E tra l'altro non solo nella fotografia, un po' in tutte le arti, in tutte le attività umane, c'è un momento in cui tu principalmente, cioè attività umane che prevedano, come dire, degli accessori, delle cose da utilizzare. E poi vai avanti e pian piano ci sono dei momenti, delle epifanie, come avrebbe definito Umberto Eco, cioè dei momenti di illuminazione, come si direbbe nello Zen, in cui tu intuisci che non è tutto lì. Ora, naturalmente c'è chi rimane fermo alla prima fase, perché trova soddisfazione in quello. Io poi, dall'altro, come dico sempre, non è che dico questo perché, che ne so, perché è sbagliato, perché io parlo del mio approccio, del mio modo di vedere la fotografia, poi ognuno la applicherà. Certo, e si fermano a questo approccio qui, che tra l'altro dà dei grandi soddisfazioni se uno è davvero molto bravo, cioè tecnicamente intendo, perché puoi vincere concorsi,
viene anche pubblicato. E tra l'altro, se sei un professionista, questo è molto utile. Io sono stato per più di 15 anni, no? Ho lavorato con riviste di viaggio e turismo, e lì era molto utile essere bravi, nel senso che tu dovevi portare a casa il tuo lavoro, il lavoro doveva essere preciso, possibilmente aderire a delle regole, tra virgolette, che il cliente chiede, e questo va benissimo. Quindi chiaramente quello di cui io parlo è la fotografia creativa, cioè quella che uno fa liberamente per esprimere se stessi. E lì ci arrivano alcuni, anche semplicemente perché solo ad alcuni interessa, magari ad altri non interessa. Però è singolare, per esempio, il fatto che comunque tutti, anche quelli che basano molto sulla tecnica, poi ammirino dei fotografi che hanno fatto ben altro. Cioè, se tu pensi nel bianco e nero e nel paesaggio, quanti ammirino Ansel Adams, e però l'ammirano perché pensano che sia tutto un fatto del sistema zonale, della stampa incredibile che faceva, no? Con questa gamma di grigi. Certo, è anche quello, perché lui ha sviluppato, diciamo, questa tecnica in maniera magistrale, ma se fosse solo quello, vabbè, allora tu studi esattamente, io ce l'ho pure i libri, no? Quello, il negativo, la fotocamera, eccetera, li metti lì, lui ti dice come si fa, e alla fine fai un po' di pratica e diventi Ansel Adams, e invece non diventi mai Ansel Adams, perché Ansel Adams è Ansel Adams, è lui, è unico, non esiste altri fotografi come lui, come persona, nessuno può essere uguale a un'altra persona, è quello che fa la differenza. Anche perché è stato il primo, no? A fare questa cosa. È stato uno dei primi, poi insomma, inserito in un contesto che è diverso da quello nostro, poi in un periodo molto diverso, perché lui è del 1902, quindi ha cominciato, diciamo, a essere un fotografo serio negli anni 30, era tutto diverso, cioè negli anni 30 in Italia stavamo ancora al pittorialismo praticamente, quindi ok, diverso. Ok Marco, andiamo avanti. C'era un'altra frase tua che mi aveva colpito molto, poi cambiamo, che era questa: gli uomini sono arrivati a non credersi più capaci di modellare i propri desideri. La discriminazione che in tutto il mondo colpisce l'autodidatta ha infirmato la fiducia di molti nella capacità di determinare i propri bisogni e i propri fini. Ma come ti è saltato in mente di scrivere una frase? A chi la riferivi una cosa del genere? Bella come frase, interessante. Però, insomma, in un libro di fotografia è un po' particolare, dai. Sì, perché poi se noi pensiamo a quasi tutti i grandi fotografi, di fatto la maggior parte di loro è stata autodidatta. Anzi, possiamo dire una cosa, tutta la prima fase della storia della fotografia sono tutti autodidatti, semplicemente perché non esisteva neanche la figura di quello che insegnava la fotografia. L'insegnamento della fotografia è relativamente recente, c'è una bella storia, però voglio dire, non è lunga come la storia della fotografia. Quindi uno può approcciare la fotografia sia facendo delle scuole, dei corsi, eccetera, sia come qualcuno che ti saluta. Ciao, e però, diciamo, c'è sempre stata questa, diciamo, questa discriminazione, tra virgolette, no? Sai, se tu sei un autodidatta, no? Però ti manca qualcosa, perché facciamo sempre riferimento a quella logica, diciamo così, della tecnica prima di tutto. E lo stesso Ansel Adams non ha mai fatto una scuola di fotografia. No, infatti molti grandi fotografi sono autodidatti. Questa moda delle scuole è nata negli anni 80-90. Esatto. Le grandi scuole. E io faccio, quando, come tu sai, anch'io faccio didattica, però la logica qual è? La logica è che secondo me la didattica serve a accorciare i tempi, a offrirti una scorciatoia, cioè rispetto a quella curva di prima ti permette, come dire, di fare prima e di evolvere prima. Certo. Non è che uno può trasmettere mentalmente con qualche macchinario, no? Tipo come dei fumetti, tutte le conoscenze, non funziona così. Ma poi, tra l'altro, le conoscenze si possono pure trasmettere, ma non è che uno può trasmettere, per esempio, l'esperienza. Niente potrà mai sostituire l'esperienza, non c'è scuola al mondo, anche certo, la più famosa. No, potrà, ma poi diciamo pure che le scuole inizialmente servivano pure proprio come, parlo di quelle private, no? Quelle importanti di fotografia, anche per introdurti in un ambiente che se no era molto difficile. Questo lo svolgono ancora. E fanno pure un'altra cosa, secondo me.
che molto spesso, cioè io personalmente ho vissuto proprio questa cosa, ero molto più creativo all'inizio della mia scuola quando facevo, che dopo, perché sì, in qualche modo mi sono state tagliate delle forme di creatività, eh. Però, Sì, vabbè. diciamo così, c'è praticamente due correnti, no, di scuole. C'è la scuola professionale, diciamo così, perché allora, molti a volte criticano, no, le posizioni che adesso già alcune le ho già espresse, ma, dicendo che vabbè, però sai, cioè, scherzi, uno è il cliente, la cosa. Allora, io dico sempre, no? Stiamo parlando di due ambiti completamente diversi. Allora, se tu sei uno che vuole diventare un fotografo professionista, il fotografo professionista ha un cliente che lo paga e chiaramente gli deve dare un prodotto che chiaramente contiene la propria sensibilità, altrimenti di nuovo saremmo tutti uguali, sarebbero tutti uguali. Però comunque deve rispettare dei canoni molto, molto stringenti, no? Cioè, voglio dire, so, io che pratico tanta fotografia con il foro stenopeico o con le fotocamere vintage, non è che se propongo a qualcuno, un cliente che deve fare, che so, una pubblicità, una foto fatta con queste attrezzature, resterebbe un po' perplesso, no? Come minimo. Quindi una scuola professionale che tu quando esci sei un fotografo professionista che sa usare, che ne so, il banco ottico in un certo modo, gestire tutto, che ne so, Photoshop, Lightroom, quello che ti pare. Questo è un discorso a parte, che va bene, e questo va benissimo. E anzi, in Italia siamo in ritardo, perché in altri paesi ci sono da molti anni scuole di questo tipo, però questa è una cosa diversa. E tra l'altro le due cose possono convivere, perché lo stesso, visto che parliamo sempre di Ansel Adams faceva pure fotografia commerciale, faceva ritrattistica, soprattutto i primi anni per campare. Quindi pure lui faceva due cose, noi lo conosciamo come il fotografo paesaggista, eccetera, ma quella era la sua attività creativa e poi c'era la sua attività professionale. Quindi io quando faccio tutti questi ragionamenti, faccio ragionamenti sulla base della fotografia creativa, chiamiamola così, cioè fotografia per esprimere se stessi, per progetti personali. Il Che in problema è che alcuni certe casi volte è magari uno, il problema è che poi dopo bisogna mediare in qualche modo il proprio essere, quindi la propria voglia di esprimersi anche con la possibilità di vivere con la fotografia. E quindi magari. diciamo che lì è il grosso problema. Soltanto pochi riescono a vivere facendo il fotografo totalmente libero. Ecco perché, appunto, soprattutto in una fase, diciamo, poi sai, ci sono quelli che diventano famosi, molto famosi, e sono davvero pochissimi. Probabilmente nel mondo si contano sulle dita di una mano, massimo di quattro mani. Tutti gli altri devono arrangiarsi o con un'altra attività, se sono fortunati, fotografica. Per molti, come per me, è la didattica, per altri è, non lo so, fare appunto fotografia di tipo più commerciale, la moda, qualsiasi cosa. E appunto perché sono pochissimi i fortunati che possono creare un reddito sulla base, diciamo, della propria creatività, e sono quelli che appunto in qualche modo sono riusciti anche a inserirsi. Bisogna dire una cosa, tra l'altro, la situazione è molto cambiata negli ultimi anni. Nettamente cambiata anche da quando avevo cominciato io con l'attività, perché all'epoca, per esempio, tu creavi, che so, un reportage, lo portavi alla rivista, dicevi ho fatto questo, se piaceva tu cominciavi, io così ho cominciato, ho proposto delle cose, se non piaciute e ho cominciato. Tutto questo oggi, per esempio, nel settore editoriale, che è praticamente oramai morto, asfittico, e in cui ti pagano talmente poco che non è economicamente sostenibile, è morto. E questo vale per quasi tutto. Non è un caso che se noi mettiamo qui a fare l'elenco di tutti i fotografi, diciamo famosi, importanti, quelli molto conosciuti, sono tutti sopra i 50 anni. Non me ne viene in mente nessuno al di sotto, perché negli ultimi anni questa cosa è diventata molto difficile, perché i canali che permettono di creare reddito sostanzialmente facendo esattamente quello che uno desidera, si sono praticamente chiusi, o se non chiusi, molto ristretti. Attualmente gli unici, diciamo, ambiti in cui questa cosa un po' funziona
sono la moda, per esempio, ma la moda è sempre stato un settore molto chiuso, in cui non è neanche ben chiaro come entrare, in verità, non c'è un canale deciso. Una volta, sai, era tutto più semplice, perché alla fine, a parte che c'era pure la possibilità di diventare assistente di qualche fotografo, fare carriera, però non solo acquisire competenze, ma spesso chi faceva, diciamo, l'assistente acquisiva anche le conoscenze del certo. maestro, no? Perché conosceva il tizio e Caio e andava avanti così. Ma oggi come oggi tutto questo, ripeto, non è sparito proprio, ma è talmente ristretto, a fronte di un aumento del numero di fotografi, tra virgolette, diciamo, di persone che fotografano, che è enormemente lievitato rispetto a prima. Sì. E la legge della domanda e dell'offerta dice chiaramente, se c'è tanta offerta e poca richiesta, il valore della cosa decresce. E quindi oggi ci troviamo in questa situazione in cui di fatto l'unica possibilità è infatti io sostengo il valore di un ritorno a quello che era la situazione dell'Ottocento, in cui il fotografo serio era l'amatore e quello che cercava di campare con la fotografia era, diciamo, considerato, insomma, uno un po', perché uno che si vende, no? Poi dopo c'è stata l'inversione, dopo era il professionista, era, sai, quello da ammirare, no? E l'amatore era il poveraccio che cercava... Negli anni 60 c'è stato il boom. Cioè, oggi è l'amatore quello importante, perché c'è la libertà, che è la ricchezza più grande, cioè è libero di fare quello che gli pare, no? Nel senso di creare davvero quello che lo appassiona, cioè di comunicare come vuole. E per questo, e concludo, che io trovo assurdo che proprio l'amatore, quindi chi non lo fa per professione, ma per passione, si autolimiti imponendosi quei limiti tecnici di cui parlavamo prima. Perché? Perché uno deve rimanere a fare tutte le foto di paesaggio, no? Con i colori sparatissimi, con questi HDR, che ne so. Se proprio una cosa che ti sgorga da dentro, fallo. Ma molti lo fanno non perché ci credono, ma perché ritengono che sia il modo giusto di fare le cose, e questo è un grave limite, perché molti non si pongono la questione se è davvero quello che vogliono fare. Poi magari sì. Beh, diciamo, ripeto, serve anche un certo tipo di educazione al linguaggio, anche a una conoscenza di se stessi che va in profondità. Quindi magari ci sono persone che hanno un'impostazione nel vedere proprio la vita in un certo modo, capito? E quindi ci vuole non voglio chiamarla sensibilità, perché non ci esistono, secondo me siamo tutti abbastanza sensibili, anche chi fa finta di non essere sensibile. No, è proprio una questione di educazione, ma tra virgolette lo metto educazione, sì. Ad ascoltarsi, a fermarsi, a riflettere, a contemplare pure, no? Tu hai parlato di moda prima. Questo libro che ogni tanto cito, adesso mi sfugge il nome dell'autore, però è Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, che è un libro molto ficchettone degli anni 70, no? Un tomo così, perché andava molto di moda negli anni 70, insomma, è carino. E comunque in questo libro c'era questa frase che mi ha colpito molto e che mi si è scolpita un po' in mente, no? In cui dice: volete sapere come realizzare un'opera d'arte perfetta? Fatevi perfetti e poi dipingete naturalmente. Perché secondo me qui c'è tutto. Cioè, la logica qual è? Lavorare su se stessi, non lavorare sulla tecnica. O meglio, lavorare su se stessi e naturalmente perfezionare la tecnica. Però il discorso qual è? Il discorso è che tu devi avere qualcosa da dire. Se non hai niente da dire, otterrai una foto vuota, perfetta, perfettamente composta, ben post-prodotta, quello che ti pare. Però sostanzialmente, poi... Insomma, basta andare, se uno va su Instagram, c'è quel sito, quella pagina carina, Insta Repeat, qualcuno forse l'ha vista, io la consiglio sempre, in cui chi tiene questa pagina, non so chi sia, va a cercare su tutto Instagram le foto che possono essere simili. Ed è pazzesco, cioè tu vedi fotografi lussi. Però è anche vero che ci sono... Cioè, se uno riesce ad unire questo senso di poesia con la tecnica, io vedo foto molto belle, che non sono esattamente come quelle che vedremo adesso pure, perché le tue pure sono molto belle e ricche di poesia. Sono foto molto
diciamo forse pure più immediate per certi aspetti, se ne vedono tante su Instagram così, dove c'è questa fusione, dove c'è molta tecnica, ma c'è anche molta poesia. Bene, andiamo avanti perché sennò questa nostra conversazione durerebbe tantissimo oggi. Allora, io ho chiuso quelle frasi, ma ce ne stanno tante altre, poi le potete leggere sul libro più famoso di Marco, che è Il fotografo non si annoia mai, che tra l'altro è il tuo libro più, cioè, a parte che è il tuo libro più venduto, ma è anche il saggio di fotografia più venduto su Amazon, giusto? Sì, diciamo che negli ultimi 5 anni è sempre stato in classifica e spesso torna, poi mi diverto di tanto a guardarlo perché torna ai primi posti e mi diverte molto vedere che batte pure Bart, no, la Camera Chiara o Bellissimo, complimenti. la cosa. Vabbè, chiaramente Guarda, io Amazon, invece però. adesso invece andiamo a vedere il tuo sito. Lo vedi? Ci sei? Io non, in questo momento non lo vedo. Aspetta, scusami. Arrivo subito, eh? Eccoci qua. Adesso lo Ecco. vedi, no? Benissimo, qua siamo sul sito di Marco. È un sito molto professionale, ovviamente, ma c'è una cosa che lui, a parte che ce ne sono i due, no? Questo è Marco Scadalini, ma c'è pure Kelidon Blog. Poi ho visto che scrivi parecchio su Reflex, su altre riviste di fotografia pure. Qui tu praticamente proponi dei storytelling visuali, giusto? Sì, possiamo Ecco. chiamarlo così, che è tra l'altro lo strumento di Adobe Spark, è fatto apposta, ce ne sono anche altri, però questo a me piace molto perché ti permette di poi di connettere le foto tra loro e foto e testo, e Ecco, è una volendo cosa, anche io, però sì, insomma. molto carina. Mi piace l'idea delle foto e il testo, ovviamente, però ho trovato anche queste foto, beh, alcune secondo me sono veramente opere d'arte. Ma adesso non voglio toglierti la soddisfazione di raccontarmi tu come le fai, però voglio mettere un po' in curiosità le persone che ci stanno seguendo dicendo che alcune di queste foto che vedremo magari hanno pure un mese d'esposizione, giusto, Marco? Alcune sì, Ok. perché soprattutto, poi chiaramente qui ne ho messe solo alcune, io ne ho centinaia, perché questo è un progetto, diciamo che tra l'altro una selezione, cioè è un progetto che fa parte di un progetto più ampio che uscirà in primavera, come libro, intendo, e chiaramente ne ho fatte tantissime, perché poi, diciamo. È stato, innanzitutto devo dire che questo è stato un modo per riconciliarmi con l'estate, perché chi mi conosce sa che io odio il caldo e l'estate, e quindi io fotografo principalmente quando fa fresco, freddo, diciamo, no? E, però quindi c'era l'estate che era sempre questa cosa, e l'estate c'è il sole, e quindi questo progetto complessivo riguarda il sole nelle sue varie, diciamo, io quando diciamo utilizzo la fotografia anche proprio per vivere, nel senso che ne so, quando sono venuto a Tuscania a vivere, ho esplorato il territorio fotograficamente, il mio modo di prendere, come dire, mettere radici in un luogo. E quindi Certo, quando entrare in confidenza, certo. esatto, e quando c'è un problema, come poteva essere appunto il sole, poi sono un fototipo 1, mi scotto sempre, no? Sai queste storie qui. E quindi ho deciso, faccio un progetto sul sole, nelle sue varie declinazioni. E questo progetto, che comprende anche varie tecniche come appunto la solargrafia, che richiede molti mesi di esposizione. E poi c'è questa cosa qui, che chiaramente il sole cosa fa? Il sole ci permette di vivere per la temperatura, per tante cose, ma perché grazie alle piante si trasforma in cibo. Noi no, non potremmo vivere, mangiare, se non ci fossero questi organismi che sono le piante, che trasformano qualcosa di immateriale come i fotoni del sole in zuccheri e in sostanze materiali, diciamo così. E ho scelto tutta una serie di tecniche, alcune le ho anche inventate, diciamo, inventate nel senso mixate in modo tale, in maniera originale, diciamo. E tra queste tecniche c'è per esempio l'antotipia, che è una Sì, tecnica che. aspetta, andiamo per gradi. Allora, praticamente, queste immagini, allora, praticamente, tu queste immagini non le hai scattate con la fotocamera, giusto?
sono cameraless, come si dice, cioè senza fotocamere, ma solo una superficie sensibile. Quindi in genere carta fotografica bianco e nero. La magia grandissima di questo tipo di fotografia è che tutti i colori che uno vede, che a volte sono anche coerenti, sono però frutto dell'ossidazione che il sole fa, o meglio, i raggi ultravioletti del sole fanno, sui sali d'argento contenuti all'interno della carta fotografica. Cioè, è una modificazione di tipo chimico, non c'è sviluppo. Anzi, diciamo così, questo tipo di foto non è stabile, quindi chiaramente una volta fatta, poi va riprodotta, scansita come uno vuole, invertita. Ma, invertita, perché comunque non le vedi tu così. Diciamo, questo è il positivo di quello che tu hai realizzato. Il negativo, io i negativi li conservo, cioè ho dei pacchi alti così di questi negativi, conservati. I negativi su carta, ovviamente. E questa è una tecnica che si chiama lumen printing, che io poi ho variato in vari modi, mettendo varie sostanze, la cianotipia, in vario modo, diciamo, perché sperimento molto. Oppure questa, per esempio, questa immagine qui, che sono delle foglie di acero, questa è un'antotipia. L'antotipia è la fotografia più semplice, ecologica, che possa esistere al mondo. È stata inventata da Sergio Nersche, quella a cui dobbiamo anche il nome fotografia, perché l'ha inventato lui questo termine, a cui dobbiamo il fissaggio, perché ha inventato il fissaggio, e era un chimico, era un fisico, un astronomo, e lui studiò gli effetti del sole su vari materiali. Allora, l'antotipia, come dice il nome, da antos, che vuol dire fiore, è la stampa su con diciamo un'emulsione sensibile fatta con o i fiori o le foglie, con sostanze vegetali. Nel caso specifico, questa foto qui, questa la chiamo foto, ma insomma è una cosa particolare, è stata fatta con i petali dei papaveri. Quando, diciamo, sono petali di papaveri? No, la superficie sensibile, l'emulsione sensibile. Cioè, io sono andato nei campi, sai, questi campi estesi pieni di papaveri, no? Raccolto i petali, ma tanti, che vengono poi pestati, e diciamo con l'aggiunta magari un po' di acqua, un po' di alcol, per ottenere una sorta di pappetta. Questa pappetta la filtri, e questa cosa che viene fuori, questo liquido, che è appunto il succo dei petali di papavero, si stende su carta da acquerello. Infatti si nota che c'è la texture di fondo è carta da acquerello, proprio della Canson, quella stessa. Si lascia asciugare. Poi, e tra l'altro non viene rossa, ma viene un tipo, diciamo, un colore amaranto circa, una cosa un po' scura però, un viola scuro. Le foglie vengono messe sopra questa emulsione, chiaramente in un torchietto, cioè con un vetro, e a quel punto va esposta al sole, ma non per un po', tanto, settimane. Più tempo uno la lascia al sole, più il sole elimina la parte esposta al sole, mentre la parte rimasta sotto le foglie si conserva e muta anche tonalità. E questo è il risultato. Come si vede, molto sono bellissime. Ma queste che formato hanno? A parte il negativo, che formato ha? È un foglio 24x30, e chiaramente la foto viene uno a uno. Poi qui chiaramente è la riproduzione, però la foto viene uno a uno perché è esattamente la foglia messa su questa emulsione di petali, che la trovo anche un po' poetica, i petali di papà. È molto poetica, sono proprio opere d'arte. Ecco, questa è quella prima, e anche quell'altra prima, è una tecnica che ho inventato, diciamo così, messa a punto io, che si chiama oxido lumen printing, che è una variante l'ho chiamata così perché sembrano ossidazioni, richiamando, sai, le ossidazioni che usavano i fotografi degli anni 70, adesso mi sfugge il termine. Comunque, in questo caso c'è... Oxidation? Volevi dire oxidation? No, sì, anche, no, diciamo, i chimigrammi no, degli anni 70, queste tecniche così. In questo caso c'è, diciamo, ancora più pazienza, perché questo è lumen printing su lumen printing, lavorando anche con varie emulsioni, tipo la cianotipia o anche di nuovo l'antotipia. E quindi chiaramente qui parliamo, prima fai una, poi ci distendi sopra l'emulsione, la rifai,
oppure utilizzi, per esempio, io ho tutta una collezione oramai bella vasta di essiccata, come si chiamano, no? Cioè di foglie di piante essiccate. Se tu utilizzi le foglie fresche, quindi umide, e le tieni e fai questo lavoro di esporle dalla mattina alla sera, d'estate, al sole per settimane, queste buttano fuori tutta l'umidità. E l'umidità crea quello che vedi qui, per esempio, in questa foto, cioè delle ossidazioni, appunto, cioè queste cose, no? Cioè la foglia in qualche modo traspira. E traspira, marcisce, certo. E vengono fuori anche, tra l'altro, questi colori che, ripeto, considerando che poi in questo caso la base iniziale è bianco e nero, da bianco e nero, avere i colori è qualcosa di incredibile. Bello. Diciamo. Ma tu sei riuscito a venderle? Cioè, tu sei riuscito a vendere qualcosa di queste? In passato qualcosa, per esempio, avevo preso un hotel di Roma, aveva comprato tutta una serie, però io non sono molto bravo, ahimè, a vendere. Ti serve un commerciale? Servirebbe una... comunque sono molto, molto queste, poi più le fai grandi, secondo me la gente, io mi sono disponibile. Se qualcuno ci sente, Marco Scadelli gli serve un commerciale. No, dicevo, queste poi grandi assumono veramente un'importanza notevole, e comunque vederle così ha un senso. Tu immaginale 70 100 120 per sì, per 80, sì, cioè hanno un bel effetto. Ecco, queste sono lumigrammi. I lumigrammi sono quella cosa che faceva adesso mi viene Milo White, non è Milo White, Murray, sì. Murray, e quindi in questo caso si utilizza una sorgente di luce dipingendo in camera oscura, chiaramente. Ma poi... i fotogrammi proprio, no? Allora, il fotogramma, la cosa è che tu metti le foglie, gli oggetti sopra, la luce, cioè, i lumigrammi invece utilizzano una sorgente puntiforme, quindi una variante, diciamo. Qui praticamente tu dipingi, mi sono creato io una torcetta con una fibra ottica. Ah, tipo light painting. Esatto, una sorta, esatto, un light painting, però sulla superficie al buio, in maniera tale che tu metti le foglie e vari oggetti e crei, dipingi, chiaramente ne butti tante, però ogni tanto vengono queste immagini particolari, interessanti. Diciamo. Ho dato fondo a tutte le tecniche. Ecco, questo per esempio invece è quello che dici, è un fotogramma. Fotogramma, sì. Questo su più livelli, cioè c'è la foglia appoggiata sulla carta sensibile, col vetro, e poi leggermente sollevate le altre foglie in modo che vengano, vedi, un po' così. Sì, sì, fanno un po' d'ombra. Senti, tu di questi storytelling visuali ne hai fatti tre, in particolare almeno quelli che hai pubblicato sul sito. Questo è, diciamo, dedicato al fogliame, alla natura. Alla bellezza. Poi ce n'hai altri due, mi sembra. Uno sul paesaggio, se non erro, e sì, un altro su... diciamo, sulla natura, e vorrei vederli con te adesso. Scorriamoli, questi sono veramente belli, guardate, questo è stupendo. Ecco, per esempio questa qui, che è l'ortica romana, come si chiama, questa è ortica, no? L'ortica è una di quelle piante che tutti, come dire, insultano, perché quando passi magari con i pantaloncini corti in un vialetto ti punge, no? Però guardate quanto è bella la foglia dell'ortica romana, no? È meravigliosa, tutta seghettata, cioè una forma perfetta. Sì, sì. Il porco spino, diciamo, ha fatto foglia, no? E d'altronde il motivo per cui ho fatto tutto questo lavoro è proprio perché, parlavamo prima dell'attenzione, no? L'attenzione è quella che tu guardi, noi in genere guardiamo le piante, ma se uno scende e fa vedere le singole foglie, scopre delle forme incredibili. Certo. No, nella macrofotografia comunque è sempre così, quando scendi nel particolare anche gli insetti trovi delle cose stupende. Ecco, questa invece è fatta con la cianotipia, solo che invece di stenderla uniformemente l'ho dipinta, diciamo, ho fatto un dipinto con la cianotipia, poi ci ho messo sopra le foglie e quindi è venuto fuori questo incastro un po' particolare di forme e tracce di foglie, insomma.
Beh, comunque qui effettivamente andiamo oltre la fotografia, dai, perché qui si parla proprio di opere d'arte. Qui si parla di opere d'arte allo stato puro, per tutto l'amore che ci metti, per tutto la ricerca, il sentimento, la pazienza. Molto, molto belle. Queste sono viti, la vite, Foglie di vite, sì. foglie di vite. Quindi considerate quanto è grande la foglia di vite, si capisce che questa è una stampa, che, cioè la foto, il negativo, chiamiamolo così, è grande, perché deve essere grande quanto la foglia della vite, insomma, sostanzialmente. Io infatti dall'altro, questo è il papavero, sapete, quando, no, dopo che perde i petali si forma diciamo, no, la bacca, questa formazione dove dentro ci sono tutti i semi, e Sì. sono questi che hanno creato questi colori incredibili, gettando No, appunto. ma infatti quello che mi colpisce molto è la particolarità anche dei colori, perché non sono colori molto sfruttati. Questa qui è un cliché vert. Cliché vert è una lunga storia, no? Soprattutto nel mondo dell'arte. È il punto di unione tra la pittura, la grafica e la fotografia. C'erano molti artisti francesi, soprattutto, che utilizzavano, che consiste sostanzialmente: si prende un vetro, ci sono molte varianti, ma quella classica è quello che ho usato io. Prendi un vetro, lo passi su una candela, come sapete. Si deposita il nero fumo, no, della candela, quindi uno ottiene un vetro completamente opacizzato nero. Poi con una punta uno può fare dei disegni. Gli artisti facevano questi disegni proprio belli. Dopodiché utilizzi, diciamo, chiaramente lo devi fare al contrario, quindi devi essere anche bravo perché devi farlo al contrario. Cioè, quello che è chiaro è l'ombra e quello che resta scuro è, diciamo, l'alta luce, no? E poi stamparle a contatto su carta fotografica. Così, in questo modo, loro era un modo, come dire, anche economico e rapido di fare molte copie, diciamo, di un disegno fatto in questo modo. Io ho recuperato questa tecnica, ho fatto quei ghirigori, quei disegni geometrici, e poi ci ho messo sopra questi che sono due pezzi di lichene, e ottenendo questo risultato, diciamo così. Diciamo che a me piace molto sperimentare, cioè, i miei amici lo sanno, io smonto, rimonto fotocamere, faccio cose perché mi piace sempre provare cose nuove, sperimentare. Se c'è una cosa che ho dubbio di come funzioni, io la provo. E anzi, adesso quasi completato praticamente, però mi ero dato proprio l'incarico di provare tutte le possibili tecniche, no? Che ne so, anche quelle tipo il QTVR, no? Le immersive, che adesso si fanno facili, ma insomma un tempo dovevi metterti lì, no? Con la fotocamera e diciamo, il supporto panoramico, cioè. Insomma, quando leggevo di una qualche tecnica, io la volevo provare. Poi magari non l'ho più utilizzata per i miei scopi, però la fotografia è un campo talmente vasto e talmente variegato che, francamente, davvero il fotografo non si annoia mai. Che poi è il motivo del titolo del libro, tra l'altro. Mi senti? Sì. Io non ti sento più, però. No? Non so adesso se qualcuno magari nei commenti scrive, io non lo sento più. Silvio? Scusami, tutto a Ah, ecco. posto. Adesso mi senti? Sì. Adesso condivido un'altra tua galleria molto bella che si chiama Luoghi senza tempo. È quello dedicato alla fotografia stenopeica, che è stata poi, diciamo, la base di questo Vediamo un po' libro, se ci vediamo. no? Microfotografico. Eccola qua. Queste invece sono foto che tu hai scattato, lo vedete tutti, lo vedi, sì, Marco? Sì. Ok, queste sono foto che tu hai scattato con delle macchine che ti sei inventato praticamente, giusto? Diciamo che ho modificato alcune, pochissime, sono fatte con fotocamere stenopeiche acquistate.
una, cioè ho solo una fotocamera acquistata. Tutte le altre sono fotocamere che io ho autocostruito o partendo da scatole e barattoli, oppure partendo da vecchie fotocamere formato 120, sai, quelle degli anni 50 che si trovano a due soldi su eBay, togliendo l'obiettivo e sostituendolo con un foro stenopeico, anche quello autocostruito. E perché poi dall'altro la fotografia stenopeica, come dico sempre, è contemporaneamente la tecnica più semplice e più difficile in campo fotografico. È la più semplice perché basta appunto un barattolo, una scatola, un foglio di carta fotografica e abbiamo tutto quello che serve. Difficile perché appunto avendo soltanto questi... faccio scorrere mentre che parli. Dimmi. E quindi occorre pure avere una certa competenza, diciamo, per gestire il tutto, dal livello esposimetrico in poi. In particolare, quando si utilizzano fotocamere realizzate partendo da barattoli o da scatole, si utilizza come superficie sensibile nuovamente la carta fotografica bianco e nero, che chiaramente non è come la pellicola e quindi è poco sensibile, è ortocromatica, cioè non sensibile al rosso, e quindi è anche abbastanza contrastata e quindi occorre molta pratica, diciamo, per gestirla bene. E è uscito il sito. Sì, scusami, ritorno subito, ho fatto una gaffa. E dicevo, no, la fotografia stenopeica è veramente, cioè ti permette di creare cose straordinarie, innanzitutto perché puoi anche realizzare delle fotografie, cioè delle fotocamere super grandangolari, e semplicemente avvicinando il foro alla superficie sensibile, sia perché ti consente di fare anche delle fotografie con delle distorsioni, con delle cose, perché essendo la carta qualcosa di morbido, lo puoi appunto, già mettendola in un barattolo, è anamorfica, come si dice. Per esempio, questo è il libro, no? Che sì. E praticamente in copertina la foto è fatta con una fotocamera ricavata da un barattolo e quindi è anamorfica. E se tu scorri sì. le immagini, aspetta, perché ce n'ho due aperte, devo fare un po' di casino, aspetta un attimo, devo rifarlo. Allora, okay. Tanto mando un saluto a Enzo. Luoghi senza tempo. Eccolo qua. Ci sei? Ci sono. Ecco, vedi, ecco questa foto qui, per esempio. Questa foto si vede che è strana. Diciamo, questa è una foto anamorfica, cioè realizzata con il foro che è tangente alla carta. Quindi neanche che la carta è semplicemente, diciamo, tenuta curva, ma per di più il foro gli sta sopra. Adesso è difficile spiegarlo senza farlo vedere, ma di fatto questa è una deformazione che non è ottenibile in nessun modo, in modo diretto, almeno col digitale, perché il digitale non permette chiaramente di flettere il sensore, almeno con la tecnologia attuale. Anche questa, ecco, questo è il castello di Vulci, fatto con la stessa tecnica di questo foro che è tangente, diciamo, alla carta, e quindi si crea, come si vede, insomma, una deformazione che in effetti rende anche quasi riconoscibile il posto, ma aggiunge, diciamo, un elemento di sorpresa, appunto perché poi l'aspetto ludico per me è sempre molto importante. E alcune di queste foto, chiaramente, come questa qui, di questa cascata, hanno richiesto tempi di esposizione lunghissimi, come si può immaginare, scattando attraverso un foro, quindi la luce che passa è davvero pochissima. Minima. Quando ci si trova, per esempio, come in questo caso, all'interno di una forra, quindi un ambiente buio, i tempi di esposizione diventano lunghissimi. In questo caso è stato quasi un'ora di esposizione e quindi ci vuole molta pazienza, diciamo, tempo da disponibile, che poi è, insomma, il fascino di questa tecnica è legato proprio anche al fatto che richiede una certa tranquillità, una slow photography nel vero senso del termine.
Anche in questo caso, questa è una fotocamera autocostruita partendo dalla vecchia box camera dell'ACFA, sai, quelle, le box camera, quelle proprio che erano le fotocamere per famiglia degli anni 30, che ho modificato. E... Perché tu praticamente gli togli l'obiettivo e poi ce lo rimetti tu, giusto? Fai, sì, ti crei l'obiettivo. Finisco con questo forellino, che è un forellino di una frazione di millimetri, 0,20 millimetri. 0,20. Come lo fai? Con uno spillo minuto? Sì, io uso aghi da agopuntura, perché gli aghi da agopuntura hanno un diametro fisso, in questo caso 0,20, e quindi... Ecco, questa ad esempio pure si vede bene, che è una foto anamorfica, perché è fatta con un barattolo, quindi le linee verticali sono assolutamente dritte, mentre quelle orizzontali sono curve, perché è la carta, diciamo così. E si ottiene un effetto che può essere paragonabile a quello di certe foto panoramiche, no? Che si fanno anche in digitale con lo stitching, no? Quindi scattando tante foto e poi appiccicandole. Chiaramente, visto che uno fa girare la fotocamera, anche in quel caso quello che si ottiene è una foto curva, per ovvi motivi. Cioè, è una cosa proprio ottica, non è neanche un effetto, è una necessità. Ecco, questi sono i calanchi di Civita, la cosiddetta cattedrale, anche questo è fatto con una fotocamera. E tu hai fatto un libro su questo, che è quello che mi era da me, no? Luoghi senza tempo. No, una momentanea eternità. Ah, un attimo di eternità. Una momentanea eternità, che è un progetto sul tempo, per l'appunto, interamente realizzato con fotografie stenopeiche e fotografie realizzate con fotocamere vintage, come si usa dire, diciamo, sì. Cioè fotocamere degli anni, dagli anni 20 agli anni 50, 60, insomma, fotocamere, e in particolare io ho utilizzato, perché io cerco sempre di adattare la tecnica con cui realizzo il progetto al senso del progetto, con quelle fotocamere che utilizzavano le famiglie. Cioè, vuole essere in qualche modo, diciamo così, è una sorta di album di fotografie realizzato negli anni 30, però l'ho fatto io attualmente, diciamo. Quindi volevo chiarire un po' questo aspetto, perché il tema del progetto è il tempo, il passato, anzi, più specificatamente, e quindi mi sembrava interessante lavorare in questo modo. Poi io sono un appassionato di fotocamere in bakelite. Quante fotocamere hai? Guarda, non l'ho contate, ma ce n'è un bel po', perché ogni tanto me ne compro una, poi non tutte le uso, perché poi... diciamo così, io lavoro molto sul concetto di errore, tra virgolette. Secondo me, diciamo, l'imperfezione non è qualcosa di assoluto. L'imperfezione è un valore. Allora, facciamo un esempio che tutti sicuramente conoscono, il bokeh, il cosiddetto bokeh, lo sfocato, no? Allora, teoricamente lo sfocato è un difetto della fotografia, no? Uno dovrebbe avere una foto tutta nitida, però invece si usa molto, e anche a me piace molto, utilizzare diciamo, obiettivi molto luminosi a tutta apertura, no? In maniera tale da avere questo, quindi solo un dettaglio a fuoco e tutto il resto sfocato. Ecco, la logica dell'utilizzo di certe fotocamere vintage, appunto, è quello che devi trovare il difetto che a te piace, che come dire, ti comunica qualcosa. Tutto è cominciato poi in realtà non da me, molto prima che io mi avvicinassi a questo mondo della fotografia cosiddetta low-fi, low fidelity, a bassa fedeltà, è nato con la Olga. Penso che più o meno molti abbiano sentito parlare della Olga, sì, no? Sì. La Olga cos'è? È una toy camera. Chiaramente era una toy camera cinese, perché i cinesi non potevano permettersi le fotocamere occidentali avanzatissime, c'erano queste fotocamere molto semplici, con una sola lente di plastica, e le foto venivano abbastanza nitide al centro e decisamente poco nitide ai bordi. Allora, questa caratteristica è... Per i cinesi di allora era, diciamo, un disastro, no? Perché volevano magari delle foto belle nitide, invece potevano accontentarsi. Ma per il fotografo creativo diventa un valore, perché è qualcosa di molto interessante, che chiaramente ti obbliga pure ad avere un modo di vedere la realtà, perché questo tipo di fotocamere ti obbliga ad avere diciamo, i soggetti bene al centro, no? Altro errore.
perché quando si fanno i corsi di fotografia si dice: oh, mi raccomando, il fotografo non al centro, cioè il soggetto non al centro, eh. E invece devi metterlo al centro per un semplice motivo, perché solo il centro è nitido, il resto no. E quindi di errore in errore, però tu riesci a gestire, se tu sai gestirlo, diciamo, se impari a gestirlo, diventa un qualcosa di molto creativo. Quindi io compro le fotocamere, le uso e poi trovo quelle che hanno il difetto che a me piace, che a me appassiona, che mi coinvolge, e queste sono solo alcune che hanno queste caratteristiche. Quindi alcune, diciamo, quelle che non mi hanno soddisfatto tanto, vanno nella vetrinetta che ho all'ingresso del salone, e qui ho con me quelle che invece utilizzo quasi regolarmente, insomma, perché sono quelle che mi servono per i miei progetti. Che hanno l'errore giusto. E hanno il difetto giusto. C'è un'altra galleria che volevo condividere, che è questa. Lucus, alberi, boschi, energia. Tu sei un grande appassionato di boschi, ti piace pensare... Assolutamente, l'ambiente che io prediligo... Le fate, i nani... I boschi. Sono i boschi, e io lavoro sui boschi da sempre veramente, cioè nel senso, anche prima della fotografia, voglio dire, cioè nel senso che mi appassionavano e studiavo e frequentavo i boschi ancora prima di diventare fotografo e di prendere la fotografia con la massima serietà, diciamo così. Quindi io ho fatto questo progetto che era diventato un libro fotografico a tiratura molto limitata, che è esaurito da un pezzo, insomma. In parte poi l'ho, diciamo, recuperato e aggiunto in quello che è, diciamo, il nuovo progetto. Qui è un'anteprima assoluta, perché questa è la bozza, ancora non è uscito, questo libro che si chiama La Sapienza delle Rocce, che sto qui, a differenza degli altri, è digitale, cioè fotografia bianco e nero digitale, però. E io ho fatto tutto questo lavoro sul, cioè, montagne di fotografie degli alberi, e il progetto specifico si intitolava Lucus, perché i Lucus erano i boschi sacri dei Romani, quindi boschi che non si potevano tagliare. In genere stavano intorno a un tempio, un'area sacra, appunto, e mi sembrava un bel termine, no? Cioè di amore e rispetto per gli alberi in un periodo come il nostro, in cui invece di amore e rispetto per gli alberi, ahimè, ce n'è piuttosto poco. E l'albero per me, diciamo, rappresenta tutto, diciamo, nel senso che veramente mi viene da fare riferimento a quello che era l'albero cosmico degli antichi popoli, no? Yggdrasil, dei popoli nordici, ma ogni popolo aveva il suo. La cosa straordinaria è pensare che tutti i popoli del mondo, da quelli americani pre-Colombo, diciamo, quindi dai Maya, gli indigeni, gli indiani, tutti, fino a tutti i popoli dell'Asia, ogni popolo ha il suo albero cosmico, albero sacro, che chiaramente cambia di specie a seconda dei climi e delle condizioni. E l'albero sacro è perché l'albero come simbolo di sacralità, per ovvi motivi, perché unisce i tre regni. Le radici sono infisse nel suolo, vanno in profondità, quindi il regno sotterraneo, il tronco è nel nostro mondo, diciamo, e si connette con la parte aerea, con la chioma, che rappresenta simbolicamente, no, il cielo, diciamo, quello che sta sopra di noi. No? Il contatto, sì, col cielo. Quindi è un collegamento tra i mondi sotterranei e i mondi celesti, e quindi è un simbolo potentissimo. E poi, naturalmente, l'albero è così multiforme, così adattabile. Per esempio, guarda questo albero come è cresciuto. Questa foto, no? È bellissima, sì, è stupenda. Condizioni difficilissime, si è contorto a seconda delle condizioni, delle situazioni, e si abbarbicano, diciamo, alla vita, diciamo. Quindi l'albero rappresenta la forza, rappresenta la bellezza, e rappresenta anche effettivamente il primo rifugio dell'uomo prima che fosse uomo nel vero senso del termine, perché l'albero forniva rifugio, forniva materia per fare il fuoco, per cucinare, per scaldarsi,
per, insomma, per creare armi di difesa o di caccia o per costruire capanne. Insomma, noi oggi abbiamo perso questo rapporto con il bosco ed è un peccato, perché il bosco rappresenta un ambiente, secondo me, straordinario e incredibile. Molti hanno paura. Non è, voglio dire, nel Medioevo il bosco rappresentava la prova suprema, no? Non a caso i santi andavano sempre a vivere in mezzo ai boschi, no? in luoghi così, perché il bosco era visto come un luogo pericoloso. Perché noi ancora oggi, io leggo ogni tanto, no? Le persone hanno un po' timore del bosco, perché? Perché il bosco nasconde, e nasconde anche i pericoli teoricamente, no? Cioè tu non sai mai cosa c'è dietro il tronco o i tronchi degli alberi. A me invece ha sempre dato l'idea opposta, cioè come un luogo che ti protegge, cioè un luogo che ti incapsula, come dire, no? E ti protegge, perché gli alberi, i tronchi ti proteggono. Però dipende anche probabilmente dalle psicologie delle persone, no? Certo. Quella sensazione che da me, magari ad altri dà invece un'idea di claustrofobia, no? Perché hai bisogno di vedere, diciamo, la maggior parte delle persone ama vedere lontano. A me piace più l'intimità, non so come dire, cioè lo sguardo più a breve termine, no? Lo sguardo infinito mi interessa meno, diciamo così. Però, diciamo, perché ti senti sicuro. No, beh, il discorso dell'albero, anche le radici, no? L'attaccamento alla terra, alla realtà. E sì, oggi noi un po' le radici un pochino le stiamo perdendo. Io pure ho fatto un lavoro così, l'ho chiamato natura erotica, però, perché mi piacevano tutte queste radici, questi rami aggrovigliati tra di loro, che mi fanno pensare ai muscoli, alla forza. No, l'albero è adattabile, cioè questo leccio, per esempio, ha completato questo arco crollato, no? Di questa città di Galeria, vicino a Roma, dall'altro, abbandonato, no? Quindi è crollato e l'albero è cresciuto a cavallo di questi due, no? Di questi due mucchi di pietre, no? Cioè, e poi al centro si alza verso l'alto, no? Cioè, è incredibile, una plasticità. Gli alberi di prima, che sono lontani, quelli nell'acqua, la foto prima, sopra, quella del lago, questi sono lontani, no? Questi vivono in questo habitat difficile, perché qui c'è l'acqua, quindi il terreno è intriso d'acqua, e quindi è, diciamo, da un certo punto di vista asfittico, no? Perché è sempre costantemente umido. E hanno creato tutta questa serie di queste radici che si allargano, no? Perché tra l'altro devono ancorarsi molto bene al suolo, perché chiaramente hanno delle radici abbastanza superficiali. E cioè, l'albero, sì, è vero, lo fanno tutte le piante, tutti gli animali si adattano, ma l'albero ha questa caratteristica, che lui non si può spostare, quindi deve adattare proprio tutta la propria biologia al fatto di dover resistere nel punto in cui si trova a crescere. E quindi se cresce su uno sperone di roccia a picco, nel vuoto, lui si adatterà a questa situazione. E voglio dire, anche se vogliamo, da un punto di vista strettamente simbolico, pensa a quante riflessioni può dare, come questo leccio, appunto, che è nato, l'uccello avrà lasciato la ghianda lì e quello si è sviluppato in quell'ambiente in cui magari la scelta non sarebbe andato a crescere. E questa foto qui in particolare della copertina fa, diciamo, come dire, capire anche un'altra categoria di alberi, no? Già gli alberi si adattano anche alle attività umane. E ci sono gli alberi, i cosiddetti alberi solitari, no? Questo è un albero solitario, cioè sono quegli alberi che dopo che l'uomo ha disboscato per creare i campi coltivati, ha salvato alcune singole piante. Alcune erano piante che rappresentano dei confini, o semplicemente per quello che si chiama il mereo, cioè per offrire riparo alle pecore, agli altri animali, diciamo anche dal sole, dagli insetti d'estate, per esempio. Quindi sono questi alberi che, siccome non hanno la concorrenza di tutti gli altri alberi intorno, come in un bosco, diventano immensi. Questo, per esempio, è un albero immenso, enorme, è una quercia, un cerro che è diventato monumentale perché sta da solo, è riuscito a svilupparsi senza avere concorrenti. E quindi anche quando, come dire, l'uomo interviene a disturbare, tra virgolette, la natura comunque
reagisce, ci rimette a posto. Esatto, a questa resilienza che, su cui credo che oramai, dati, diciamo, data la situazione mondiale attuale, tutti contiamo. Dopo, visto c'è questo riscaldamento globale, tutti noi, visto che sull'intelligenza umana possiamo contarci poco, possiamo sperare nella resilienza della natura di resistere o di adattarsi, e noi con lei, ai mutamenti climatici che verranno negli anni che ci aspettano, insomma, o che aspettano soprattutto i nipoti o i pronipoti, i nostri pronipoti, diciamo così. Perfettamente d'accordo. Senti, va bene, prima di salutarci, io volevo condividere con te una cosa. Cambiamo argomento. Aspetta che interrompo le condivisioni. Eccolo qua. Eccoci qua. Tu hai fatto un articolo a proposito di Ermine, questa modella armena di Gucci, no? Sì. Che l'hai pubblicato, adesso ti faccio vedere. Su Calidon. Sì, giusto? Sul mio blog. Esatto. Beh, sì, io condivido esattamente quello che dici, che è praticamente il discorso di non di lasciare la donna libera di esprimersi per come è e uscire fuori da certi canoni della bellezza. Però quello che mi ha colpito è una cosa. Adesso ti faccio vedere una foto che non c'entra niente con Ermine. No, c'entra con Ermine, ma non c'entra in particolare col tuo articolo. Allora, vediamo un po'. Aspetta un attimo, devo. Allora, vediamo se riesco a mettere l'applicazione. No, aspetta, devo trovarla. Me l'ero preparata, però. Ecco qua. Questo te lo fa vedere. Prova a ingrandire questo. La vedi grande questa immagine adesso? Cioè, vedo tutte le immagini. Allora, aspetta. Questa la vedi? La vedi grande questa immagine? Di Erminia? Prima e no, dopo, diciamo. Non ne vedo tante. Non ne vedo una. Ah, ok. Allora ti devo condividere questa. Aspetta un attimo. Riproviamo a condividere questa. Questa. La vedi adesso? Sì. Allora, il tuo articolo è molto interessante, però qua si vede, cioè, secondo me, quello che non hai saputo, che non hai detto, che invece andava detto, è il fatto che quella ragazza, secondo me, non è né bella né brutta. Cioè, quella è una ragazza come tante, tra l'altro, che faceva già parte di un circuito che era quello degli artisti e dei modelli, che hanno deciso di impostarla così soltanto per un fatto di marketing. Perché qui vediamo chiaramente che questa ragazza, se noi la trucchiamo, la sistemiamo, la photoshoppiamo, perché questa ovviamente è molto photoshoppata, ecco qua che diventa bellissima. E ce ne stanno tante di foto di Erminia così. Però la moda, sempre per un fatto di visibilità e insomma di clamore, per far uscire un po' più questo discorso, per fare pubblicità al marchio, ha preferito far uscire una modella così. Tutto quello che c'è stato richiamato sopra erano veramente, secondo me, solo chiacchiere. Chiacchiere per poter parlare di quel prodotto. Condividi quello che dico? Sì, nel senso che il riferimento che io facevo non era tanto
come dire, sulla furbata che chiaramente Gucci ha fatto, ma dall'altro lui non è la prima volta che fa questo tipo di operazioni e francamente tra l'altro aveva già pubblicato delle foto di Hermine più di un anno fa, quindi non è neanche nuova. A me interessava il dibattito che si è creato rispetto al fatto di utilizzare una modella diciamo al naturale e comunque non canonicamente riconosciuta, no, come una bellezza, perché poi dall'altro il fatto di Photoshop eccetera, molte delle modelle che noi, anche quelle più famose, sì, diciamo che le vediamo dal vivo naturali, saranno delle ragazze piacevoli, insomma. Mm-hmm. Chiaro che poi il trucco, il modo di fotografarle, Photoshop, come dire, esalta le caratteristiche che praticamente oggi come oggi, tra l'altro con Photoshop si può rendere bella qualsiasi persona. A me interessava il discorso dei canoni, appunto, cioè il discorso è che si tende oggi, non solo in campo fotografico naturalmente, a ragionare per canoni. Dei canoni che tra l'altro vengono vissuti anche in una maniera quasi fideistica, no? Come dire, cioè quasi che se io prendo diciamo una modella, un modello fuori dai canoni, dalle modelle curvi, come ho detto, a quelle non plasticose, eccetera, ho fatto lesa maestà. Ora è chiaro che Gucci lo fa perché sa benissimo che sulle polemiche, d'altronde voglio dire, oggi anche la politica è fatta così, no? Cioè è importante, tu puoi dire anzi è meglio se dici una castroneria, perché sulla castroneria ti attaccheranno, ma visto che ti attaccano questa cosa gira, i social funzionano così. Lui ha fatto la stessa cosa, cioè lui, adesso non mi ricordo come si chiama il patron di Gucci, ha preso la palla al balzo e ha inventato questa cosa. Il punto è che si è creata la polemica e questa è la cosa assurda, perché se uno non è d'accordo con la campagna, diciamo, scelta, è libero. E tra l'altro su questa cosa in particolare si è innestata, come ovvio, tutta una polemica che è legata anche al ruolo della donna, no? In un periodo. Ma la polemica faceva parte del progetto di marketing, capito? Ma adesso vale. Allora, se io per esempio dico una qualsiasi castroneria, no? Una cosa assurda, è vero che io l'ho detta, no? E magari la dico perché voglio avere promozione, no? Perché dico una cosa e vediamo che c'è una gara a dire sempre cose peggiori, no? Proprio per questo motivo. Però poi, quando si innesta su questo una discussione, allora lasciamo perdere magari, come dire, le persone normali che non si interessano di questi argomenti, e vabbè, quelli si gettano a capofitto, c'è gente che va sui social solo per spuntare veleno e solo per insultare, e quello non gli sembra vero, ma mettono una modella così e dice orribile, cosa è sta cosa? E vabbè, quelli è una categoria a parte. Ma questa polemica ha coinvolto anche tante persone del settore, da un lato, o comunque vicine al mondo della comunicazione, della fotografia, dell'arte in generale, con posizioni anche nettamente contrapposte. E questo deve far riflettere, cioè il discorso è che poi io non ho mai fatto fotografia di moda e francamente neanche mi interessa proprio l'argomento, diciamo. A me ha colpito tutta questa polemica su un aspetto che secondo me è invece pur nella volontà di creare la polemica, di fare una campagna pubblicitaria basandosi su questo, comunque io l'avrei visto come una cosa, lo vedo come una cosa positiva. Perché pur facendo questa cosa solo per far parlare di sé, però ho proposto qualcosa che secondo me è molto importante. Cioè uscire dalla logica delle modelle anoressiche, delle modelle perfette, plasticose, che sono belle, perché voglio dire, non è che Naomi Campbell qualcuno possa dire che è brutta, è sicuramente una bellissima donna,
però in tutte queste foto, tutte uguali, tutte precise, eccetera, c'è anche un po' di noia. Io almeno lo vedo da questo punto di vista, appunto, da non fotografo di moda, diciamo, da non fruitore della moda, perché non mi interessa proprio l'argomento. Però era comunque una buona occasione per dire, oh, finalmente il mondo della moda comincia a allontanarsi da questi canoni stabiliti una volta per tutte. Poi non ti piace, ma questo va benissimo. No, io invece l'ho vista talmente una cosa sfacciatamente palese, cioè che sia stata tutta costruita in questo modo, perché loro c'avevano tante immagini di lei dove appariva, non dico bella, ma sicuramente molto più carina. Ma se tu ci vai a mettere delle immagini dove c'ha gli occhi mezzi chiusi, cioè è ovvio che è talmente una scelta fatta apposta per manipolare, per influenzare un certo pubblico pure, per far parlare di sé, che mi è sembrato forse... Cioè, quel discorso che fai tu è un discorso bello, ma a me sembra molto puro. In questo caso, secondo me andava fatta una critica proprio all'utilizzo, per come è stata utilizzata. Qui non si parla di parlare di libertà della donna o di bellezza della donna, qui si parla proprio di tirare fuori un po' qualcosa che colpisce per far parlare di sé. Perché, ripeto, potevano utilizzare molte altre immagini di lei dove non appariva bellissima, appariva normale. Invece hanno utilizzato le foto che hanno girato quando si è parlato di lei, questa cosa. Erano proprio brutte, cioè c'era gli occhi mezzi chiusi, sembrava che stava male, capito? E quella non c'entra tanto con quel discorso che fai tu. C'entra più con un discorso manipolatorio, sempre comunque dell'immagine femminile, perché comunque stiamo sempre parlando di immagine femminile, e poi soprattutto orientato esclusivamente al marketing. Sì, però questo devi considerare pure che è sempre così. Cioè, è così anche quando mettono la foto di Naomi Campbell o di tutte le altre super belle plasticose. Cioè, è chiaro che Gucci vende abiti. Cioè, Gucci non è un politico o un influencer di qualche tipo. Gucci intendo dire, l'amministratore delegato di Gucci. Vende vestiti e chiaramente... nel momento in cui fa una campagna promozionale la fa per vendere, non è che lui ha l'interesse a fare una campagna che non gli faccia vendere, diciamo, no? È chiaro che lui ha pensato di attirare l'attenzione da un certo punto di vista e anche la, come dire, di sollevare, cioè di avvicinare un tipo di pubblico che si sente escluso da quel mondo, no? O addirittura lo avversa, per dire, le femministe o certi, o comunque donne che ritengono che il modo in cui la moda normale presenta le donne sia una, come dire, una mercificazione della donna, no? Chiaramente questo tipo di campagna avvicina questo tipo di persone, che infatti hanno reagito positivamente, dicendo, oh, finalmente non ci hanno proposto la solita belloccia plasticata, ma una persona vera, vera e non solo, questa è anche una... diciamo, lei è anche una artista, una intellettuale, cioè è anche una persona di un certo tipo. È stata scelta per questo, ma voglio dire, a me sembra che fare un'operazione di questo tipo, di marketing, assolutamente, ma lo è sempre, cioè Gucci fa marketing, non è che fa altro, però in questo modo io l'ho trovata molto intelligente. Innanzitutto dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista proprio del marketing, perché comunque se ne è parlato per un mese, tuttora ogni tanto riesce fuori, quindi voglio dire, se avesse fatto la cosa con la modella classica, le foto ben fatte, un giorno e passava, invece si continua a parlare. Io ci vedo la possibilità che però attraverso questa operazione di puro marketing, assolutamente, comunque intelligente, nel senso non superficiale, possa comunque, come è successo in parte, per esempio, con le modelle appunto curvi, eccetera, eccetera, fare in modo che ci sia meno distanza tra la realtà, diciamo, del mondo femminile, delle donne, eccetera, che sono le acquirenti di questo prodotto, e la ditta produttrice, diciamo così, cioè che questo mondo non sia tutto così falso.
come effettivamente appare. È una specie di Hollywood, no? Una cosa in cui la vita vera non sembra mai comparire. Sulle motivazioni di Gucci sono perfettamente d'accordo con te, che l'operazione sia un'operazione commerciale, assolutamente, ma a me non interessava tanto, come dire, ragionare sull'operazione commerciale, che è furba, ma è furba, ma lo dico in senso buono, perché lo scopo di un'operazione del genere è vendere, non è certo cambiare le carte in tavola, che quello è un compito. Beh, però certe cose potrebbero cambiarle le carte in tavola, ma non le cambiano questi giorni. Però qua, non come obiettivo primario, lo sta comunque facendo, ha aperto una discussione, e secondo me questo è positivo. Secondo me seguiranno altri stilisti, diciamo, questo esempio, e magari questa cosa porterà, come dire, a un cambiamento. Poi vedremo, perché poi non dimentichiamoci una cosa, che è vero che molte, soprattutto donne, chiaramente contestano la figura della donna come emerge nel mondo della moda, però è anche vero che questa figura vive ed è vegeta proprio grazie a tante altre donne che invece inseguono quel modello. Ecco perché dico, è un fatto culturale, cioè noi non è che possiamo pretendere che sia la pubblicità di un marchio a cambiare, che ne so, la società, i rapporti di genere o cose di questo tipo. Questo deve farlo la cultura in senso più ampio. Però i marchi hanno delle grosse potenzialità che potrebbero. Ma i marchi in genere cioè loro seguono l'andamento della società, come la società si muove, loro inseguono. Poi certamente cercano anche di orientarlo, però ti voglio dire, soprattutto cercano il budget, cercano di... Sì, però allora, se si sviluppasse ad esempio un mainstream sociale di mangiare cibo sano, McDonald's fallirebbe probabilmente, no? Certo. Quindi voglio dire, loro probabilmente a quel punto comincerebbero a fare del cibo di qualità, no? Perché devono inseguire questa cosa. Quindi fino a che invece la gente è ben contenta di mangiare hamburger e patatine a 2 euro, è difficile, no, che le cose cambino. La moda è uguale. Se la maggior parte delle clienti... Ma la gente non è contenta di mangiare hamburger e patatine, la gente mangia hamburger e patatine perché comunque entro certi limiti poi può costare meno e poi fa figo mangiarlo, capito? È sempre un discorso di... Cioè, da qualche parte va interrotto questo cortocircuito, no? Cioè, è vero che loro vanno così, però è anche vero che la società l'accetta, eccetera, eccetera. Poi c'è, adesso non è che possiamo aprire una discussione, però è chiaro che è assurdo che costi di più il cibo buono che il cibo pessimo, no? Nel senso, il cibo che fa male costa molto di meno del cibo che fa bene, no? E questo è già qualcosa che fa capire che è il mercato che certamente orienta. Però è pure vero che se le persone, come dire, se la cultura delle persone fosse più solida, saprebbero fare delle scelte senza lasciarsi influenzare né in un modo né nell'altro. E se vogliamo chiosare, diciamo, da questa cosa di Ermine, quello che colpisce è l'incapacità poi di avere, come dire, un'opinione che prescinda, come dire, dal caso contingente, no? Cioè, noi abbiamo un problema sociale molto ampio, di cui questa è solo una spia. È come curare la febbre invece di curare la malattia che la provoca, no? Allora, lì ci giriamo intorno, perché tra l'altro, appunto, i marchi lo sfruttano. Però uno dovrebbe chiedersi perché in fondo fa tanto scandalo, tra virgolette, fa tanto discutere questo evento che poteva essere liquidato, dice, vabbè, insomma, chi se ne frega, appunto, no? Invece se ne discute tanto perché è un sintomo di qualcosa che non va. A me interessava interrogarmi su quello, non ho risposte, perché io poi appunto, non so. Secondo me se ne discute tanto, cioè si poteva parlare in maniera più realista di quella cosa, senza esagerarla in quel modo. Io l'ho trovata un'esagerazione fatta apposta proprio per parlarne e basta, e quindi me l'ha fatta vedere poco vera questa cosa, capito? Mi è sembrata solamente e puramente un fatto di marketing. Se avessero dosato un po' di meno, si poteva parlare di una ragazza normale che aveva una bellezza interiore, che faceva la modella.
Invece no, si è parlato ovviamente con le foto che hanno fatto circolare, con una che era proprio bruttina su quelle fotografie, utilizzata da Gucci per parlare del suo marchio. Ecco, così qua. Sì, no, io sono d'accordo con te, l'operazione è stata sicuramente quella, l'operazione di Gucci è stata sicuramente quella, ma non ci sarebbe stato da aspettarsi altro, perché appunto mi vuole Va dire bene. questo. Quindi Marco, abbiamo fatto. sono d'accordo con te su questa cosa qui, però lo sviluppo, diciamo, magari lo vedo un po' diverso, però vabbè, è chiaro che concordiamo sul fatto che è un'operazione di marketing, ma penso che molti concorderanno, cioè chiaramente è un fatto di marketing, diciamo così, però se cominciano tutti gli stilisti a scegliere modelle non particolarmente, no, plasticose, magari da cosa nasce cosa, Ma ecco. certo, uno va per gradi e poi comunque bisogna essere pure realisti, insomma. Va bene, Marco, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ci hanno scritto Piacere. pure parecchie persone. Nessuno. Io ti aspetto al circolo una volta, che tu sai che ogni tanto faccio questi photo contest all'interno del circolo dove io invito un autore, un fotografo esterno a giudicare la foto migliore degli aderenti al circolo che hanno realizzato delle immagini. Mi farebbe piacere che una volta sarai tu il giudice. Ok? Anche a me. Va bene. Allora, approfitto per salutare tutti quelli che ci hanno seguito e ringraziarti chiaramente per l'opportunità e grazie, insomma, a tutti. Sì, veramente siete stati parecchi. Grazie a tutti e vi diamo appuntamento alle prossime interviste di Foto Sofia. Ciao Marco, grazie e a presto. Ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao a tutti.